Seconda epistola dell'Apostolo Pietro, capitolo primo. Vediamo poi dove fermarci. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Alleluia. Parla il Signore al nostro cuore, vogliamo dire. Amen. Gloria a Dio. E a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, la mia e la vostra ubbidienza. E voi rispondete? Amen. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore, poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali si sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo,
a motivo della concupiscenza. Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano in voi abbondantemente, non vi renderanno pigri né sterili nella conoscenza del Signor nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco e miope, poiché ha dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Perciò non tralascerò di ricordarvi del continuo queste cose, benché le conosciate già e siate saldi nella verità che ora avete. Ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di rendervi desti, ricordandovi queste cose, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come me l'ha dichiarato il Signor nostro Gesù Cristo. Ma farò in modo che anche dopo la mia dipartita voi possiate sempre ricordarvi di queste cose. Infatti, non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signor nostro Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente scogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli ricevette infatti da Dio Padre onore e gloria quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. E ci fermiamo qui con la lettura della parola di Dio. Gloria al nome del Signore. E anche questa sera probabilmente questo passaggio, non so quante volte l'abbiamo potuto leggere, l'abbiamo potuto meditare, ma fratelli miei, sto sentendo, e questo ve l'ho detto già precedentemente, avverto in questi giorni in modo particolare, e non vi parlo perché io non conosco il momento in cui il Signore toglierà via la mia tenda, lo farà il Signore al momento opportuno, però non ho avuto ancora questa comunicazione spirituale che invece e anche l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro lo diceva, ma l'hanno detto anche tanti altri servi del Signore, e ce n'è uno che dice che addirittura questo prossimo anno se ne andrà col Signore. Beh, non faccio il nome, ma è un fratello molto noto a livello internazionale. Invece Pietro parla di questo, del momento in cui questa tenda sta per essere rimossa. Il termine tenda in questo caso significa la propria vita, vero? La vita umana, il corpo. Io questo non ve lo posso dire perché fino adesso non ho ricevuto ancora una chiarificazione e una chiamata dal Signore in questo senso, anche se la mia intima preghiera continua sempre di dirmi: Signore, quando lo devi fare, fallo molto velocemente, perché non voglio dare peso a nessuno, non voglio disturbare nessuno, voglio che tutto si risolva. E poi sono stato sempre un pochettino contrario a quelli che sono gli ospedali, le degenze. Le degenze sono indecenze per me, perdonatemi. Non con questo non rispetto tutta la scienza medica, rispetto tutti quanti, ma ho un mio modo personale di interpretare certi momenti della vita. E so che i giorni che Dio mi ha dato nessuno me li toglierà. E quando Lui ha stabilito, Lui apre, Lui chiude. E io dico insieme a voi, se siete d'accordo, sia benedetto il nome del Signore. Amen. E questa parola ci porta e mi sta portando in questi tempi a continuare a esercitare, se non altro attraverso la predicazione della parola, questa incentivazione, questo desiderio di che le virtù
siano manifestate sempre di più, che ci sia sempre più una parola di esortazione e di incoraggiamento, un po' che è diventato forse il fulcro, il centro di quello che io avverto nel mio cuore. E io credo che questa venga da parte del Signore, quello di esortare. Perché? Perché stiamo vivendo tutti insieme, viviamo la vita sociale, viviamo una vita che notoriamente attraverso quelle che sono i mass media non fanno altro che conturbare la nostra realtà. Ma soprattutto io continuerò a dire, anche se qualcuno non è d'accordo, perché se vede che nelle mie parole possono esserci dei motivi che possono dispiacere, il cristianesimo in questo tempo, una parte di cristianesimo, non è più quello di un tempo. Però c'è scritto: chi è santo si santifichi sempre di più. E chi è iniquo diventerà più iniquo. Si parla di apostasia, io stesso ne parlo spesso, ma è necessario, dici, ma poi è necessario ripetere. E io credo che questa parola ce lo dica. Io, e non solo io, tutti i servitori, abbiamo il sacrosanto dovere di rammemorare, di ricordare. Perché? Perché nella realtà della nostra vita terrena, vita umana, siamo soggetti tante volte a dimenticare certe cose. Le dimentichiamo anche senza volere, senza desiderio di dimenticarle. E che viviamo una vita, innanzitutto avete notato, il tempo è diventato così, così breve. Ci troviamo da un anno a un altro. Io non lo so se questo è qualcosa che avvertite anche voi, ma dici, ma è mai possibile, se anche un giorno solare è composto da tante ore e tante cose, è mai possibile che lo stiamo avvertendo soltanto nell'ultimo decennio, forse, o qualcosa in più? Stiamo avvertendo che questi tempi fuggono e passiamo da un anno a un altro come se fosse un giorno, rapido, senza nemmeno renderci conto. E noi troviamo anche le nostre scusanti, troviamo anche le nostre giustificazioni e ci diciamo, beh, probabilmente perché viviamo una vita troppo intensa, nel senso che siamo troppo impegnati. Io direi siamo anche troppo affannati. Forse il termine, che non so se siete d'accordo, io la trovo più adatto, in essere ci sono troppi affanni intorno di noi. Affanni che stanno crescendo e crescono sempre di più, dovuto proprio a quello che è la vita attuale, la vita sociale, ma a volte anche nella vita comunitaria, perché la realtà sociale in certo qual modo si specchia in quella che è la nostra realtà anche spirituale, anche se quando parliamo di spirituale, grazie a Dio, anche se abbiamo gli orologi, cerchiamo di dimenticarci degli orologi. Perché? Perché questo tempo, l'ho detto qualche altra occasione, lo dico anche adesso, è il più bel tempo che possiamo spendere davanti alla presenza di Dio. È il tempo della lode, è il tempo della comunione, è il tempo della santificazione, è il tempo delle virtù. Diamo gloria a Dio con tutto il cuore, fratelli. Amen. E allora ecco che l'aiuto, quello che ci viene dalla parola di Dio, è il passaggio biblico che mi sono accinto a scegliere questa sera, come lo vedevo davanti a me, è un passaggio biblico che ci spinge, ci esorta a non dimenticare quello che il Signore ha fatto per noi. Qui si parla di vocazione, di elezione. Quanti ricordano questo, che siamo stati chiamati e siamo eletti e rimarremo eletti. Ma rimarremo eletti se la vocazione continua. La vocazione è la chiamata, vero? Eravamo peccatori tutti quanti. Quante volte citiamo anche in Romani che mentre eravamo peccatori Gesù moriva per noi. Mentre eravamo peccatori. Ma non possiamo tornare ad essere quel che eravamo. Grazie a Dio oggi dobbiamo essere quel che siamo diventati e quel che siamo e quel che continueremo a essere fin quando il Signore ci chiamerà. Amen. Questo è importante. E allora vorrei dare anche questo uno spunto, soprattutto una sottolineatura a quello che è la nostra vocazione e poi alla nostra lezione. Questa vocazione, questa chiamata che Dio ha fatto
e che fa anche a tutti gli uomini, però lo fa gli uomini e donne di buona volontà, quelli che in un certo qual modo hanno aperto il cuore al Signore, perché lo Spirito Santo non ha mai smesso di fare il lavoro che fa, quello di poter parlare ai cuori, di voler in un certo qual modo cambiare completamente il modo di agire. Il peccato non deve essere più in noi, in noi la trasgressione non dovrebbe più esistere. Purtroppo siamo fallaci, è vero, quante volte ho spiegato la differenza tra il peccato e il fallo, è vero, siamo fallaci perché siamo esseri umani, ma dobbiamo anche rimanere esseri umani ma mai carnali, perché nel momento che passiamo da quello che è l'umanità alla carnalità, significa che abbiamo perso la spiritualità, e la spiritualità l'abbiamo attraverso l'opera che Cristo ha fatto e fa mediante lo Spirito Santo. E sapete, lo Spirito Santo è all'opera. Nonostante che vediamo tante cose che non vanno, nonostante che stiamo rendendoci conto che molti si sono attaccati più alla religiosità, all'apparenza, e ci sono tanti e tanti, che anche fratelli, sorelle, che alla fine non stanno seguendo più la parola di Dio, ma si accontentano soltanto delle gocce che scendono e che possono scendere e scendono sempre, soltanto perché c'è la misericordia di Dio è grande, noi vogliamo rimanere fedeli a questa parola. Lo vogliamo? Manco una sorella che quando dico questo dice lo dobbiamo. Lei ci tiene che lo sottolineiamo e in qualche occasione è mancata perché è stata poco bene questa nostra sorella. Gloria al Signore. Non sto parlando di Maria, sto parlando di un'altra sorella. Gloria al Signore. La sorella Maria sta un pochino ancora a riposo, deve rimanere un poco a riposo. Gloria al Signore. In attesa di cominciare a lavorare un po' di più di prima. Sia benedetto il nome del Signore. Vogliamo dare gloria a Dio? E il Signore ci chiama a ricordare che noi eravamo morti nei peccati. E il sangue di Gesù ci ha lavati, ci purga. Anzi, sappiamo che è al presente, è vero? Il sangue di Gesù Cristo, vogliamo dire insieme, il sangue di Gesù Cristo ci lava, ci purifica da ogni peccato. Alleluia. E il nostro Dio è tre volte santo. E lo citiamo, santo. Santo, santo. E lui vuole che noi lo siamo altrettanto. E questo avviene per la nostra vocazione. Ma sappiate una cosa, troviamo un passo biblico, o meglio un'espressione che è così bella. Il Signore dice, non siete voi che avete scelto me. Sono io che ho scelto voi. Questo mi onora e mi rende gioioso. Non so se succede anche a voi in questo momento. Se avete recepito, ricevuto questo verso e lo ricevete nel vostro cuore, lo ricevete nel vostro cuore, avete ricevuto, ci ha scelto il Signore. Attenzione alla predestinazione di cui ho accennato soltanto ieri sera, ne ho parlato, e io sono per Giovanni 3, capitolo 3, verso 16. Perdonatemi. Per tutti quelli che la pensano in una maniera e quelli che la pensano in un'altra, io non la penso né in quella né nell'altra, io penso soltanto una cosa, che il Signore sceglie coloro che aprono il cuore al Signore. La scelta che viene da Dio è una scelta che Lui ben conosce, perché Lui conosce i nostri cuori, conosce i nostri sentimenti, conosce effettivamente quelli che siamo. Davanti al Signore si usa spesso quell'espressione, siamo libri e dovremmo essere libri aperti, a parte che il Signore non ha libri chiusi. E poi il libro dei libri è la parola di Dio, che il Signore la mantenga nel nostro spirito, dico il cuore per dire lo spirito, dico lo spirito per dire il cuore in senso spirituale, gloria al Signore. E allora riteniamo questi versi con gioia, che il Signore ci rinnova in questa occasione, anche questa sera. Gloria al Signore, poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse affinché per mezzo di esse diventiate parte della natura divina dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. E allora
Qual è il punto centrale? Qual è la parte che più... Abbiamo una vocazione. Dio ci ha chiamati, se ci ha chiamati, Dio chiamaci, se tu vuoi io voglio. Sei disponibile? Apri il tuo cuore. Se tu vuoi, io agisco nella tua essenza, nella tua vita. Ma chi ha chiamato ha avuto anche la rivelazione. Noi siamo tutti che abbiamo ricevuto la rivelazione della chiamata di Dio. Dire rivelazione significa capire. In effetti Dio cosa dice attraverso questi versi, attraverso la parola che ci viene dall'epistola, la seconda epistola di Pietro? Questa parola ci dice che Lui ha dato per noi, ha preparato le grandissime promesse. Le promesse di Dio. Io mi chiedo quanti di noi questa sera sono convinti delle promesse che Dio ha fatto, che sono veraci e fedeli, e che queste promesse le realizziamo, le abbiamo realizzate in parte, ma le realizzeremo ancora di più nei momenti più difficili della nostra vita. E possiamo dire tutti insieme, non solo cantarlo, io credo alle promesse che Gesù mi fece. E quando diciamo Gesù, diciamo Dio. Perché noi crediamo in un solo Dio. Crediamo nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo. E insieme diamo gloria a Dio con tutto il cuore. Amen, fratelli e sorelle. Queste preziosissime, ma grandissime. Ma qual è più, questi due aggettivi, qual è il più importante? Preziosissime o grandissime? Mettiamole insieme e abbiamo una perfezione che non possiamo trovare con altri vocaboli. Preziosissime e grandissime. Preziosissime perché? Perché sappiamo che il Signore è fedele. Non sono le promesse da marinaio. Oggi si parla di meno dei marinai. A quei tempi in cui non c'era l'aeronautica, c'erano altre cose. La marina rappresentava nella vecchia realtà da secoli e rappresentava il mezzo di navigazione che attraverso il mare, è vero, e ancora oggi abbiamo difficoltà, fin quando tutto è calmo, il mare è calmo, tutto bello e buono. Chi non ricorda, per esempio, l'esperienza di Giona, il profeta disavveduto? Non mi è mai piaciuto questo personaggio, vi devo dire la verità, non è che ce l'ho contro Giona, ma non ho riuscito mai a capire il perché si comportò in una certa maniera. Forse se qualcuno lo sa meglio di me, giusto per curiosità me lo dica, ma non mi è mai piaciuto il personaggio di Giona, che rifiuta quello che il Signore gli comanda di fare, di andare a Ninive, vi ricordate, no? Ricordo ancora i nomi, ringraziando il Signore, e andando a Ninive, lui rifiuta e si imbarca insieme agli altri, navi di quel tempo, immaginate, no? E a un certo punto però il mare si fece grosso. E si fece talmente grosso il mare che a un certo punto i marinai cominciarono ad aver paura. Erano esperti, avevano paura, ebbero paura. Perché? Perché si ingrossò così grande il mare. Ci fu forza 8, forza 10, chi lo sa, non ditemi il nome, non sono stato un marinaio. Ho avuto più una carriera aeronautica che nella marina. Ma sappiamo che in certi momenti abbiamo fatto anche l'esperienza di trovare un mare poco tranquillo in qualche occasione. E immaginate però come dovette essere quel mare. E allora quelli che erano pagani, nel senso che non conoscevano Dio, quei marinai, si resero conto. Dice, ma cane, non è normale. E abbiamo visto tante tempeste. Invece ne arriva la tempesta, non temere, resta tranquillo. E io ho cambiato anche il nome, Gesù è già qua. Vogliamo dirlo insieme? La tempesta, no? Resta tranquillo, Gesù è già qua. Fa parte delle grandissime e preziosissime promesse del Signore. Diamo gloria a Dio con tutto il cuore. E sapete che in quell'occasione avvenne che questi marinai, mentre Giona dormiva da incosciente, non l'incosciente di Dio, l'incosciente contro la volontà di Dio,
chiariamo certi concetti, che qualcuno a volte ne profitta di qualche mia parola e la vuole trasformare, no? Era proprio un'incoscienza sua personale, era contro la volontà di Dio. Dormiva, come fai a dormire con un mare che ballava in quella maniera? Forse pensava di cullarsi, non lo so, in una certa maniera. E questi qua si resero conto, pur non essendo, erano dei pagani, non conoscevano il vero Dio. Cioè, dissero qua qualcosa non funziona. Questo è qualche Dio che manda questa maledizione. E vanno lì e dice, e tu che fai tu? E tu, che dormiglione, che stai là sotto a dormire. Qui noi stiamo morendo e tu ne esci fuori. Però si resero conto che il colpevole era proprio lui di quel mare. Il Signore chiamava perché quando il Signore parla bisogna ascoltare. Parla, parla, Signore, in quest'ora. Che col cuore ti voglio ascoltare. Il tuo dire ristora, avvalora, rende savio e fa prosperare. Allora possiamo continuare il cantico. Benedetto il tuo nome in eterno. Alleluia al Signore! Diamo gloria a Dio col cuore. Queste non sono fantasie umane, questa è realtà di vita spirituale e di vera spiritualità, quella vera spiritualità che viene dalla conoscenza della parola di Dio, che come avete sentito già dalla lettura, questa conoscenza viene dalla virtù, viene dal desiderio di mettere in pratica tutti gli incoraggiamenti, le situazioni, gli avvertimenti che il Signore attraverso la sua parola rende omaggio alla nostra vita personale. Amen, gloria al Signore. Beh, di Giona, ho detto, Giona non mi è mai piaciuto. Ditemi quello che volete voi. Non è il nome, mi è antipatico, per carità. È stato il suo modo di fare, perché poi Giona viene costretto, viene inghiottito. Deve conoscere anche profeticamente quello che avvenne per il Signore Gesù, che sappiamo che il nostro Signore il terzo giorno risuscitò ed è vivente. Cristo vive. Lo vogliamo dire insieme? Cristo vive. E consentitemi di fare una piccola aggiunta. Cristo vive nei nostri cuori. Non ho sentito la voce quella laggiù. Forse no, non parliamo troppo. Un fratello Remo non ci ascolta, ma il Signore vi ascolta. Vogliamo dirlo insieme? Cristo vive nei nostri cuori. Amen. Gloria a Dio. E allora dobbiamo attenerci a queste promesse. Promesse che per noi sono certezza, non sono forse, chissà, soltanto dobbiamo aspettare i tempi di Dio. Quello è d'obbligo. Quale promessa viene fatta anche umanamente? Qualcuno che vi fa una promessa, mica la realizza il giorno subito, immediatamente. Ti prometto, significa avrai quella cosa in un certo tempo, no? Ma direte, è Dio? Dio è fuori da ogni tempo. Ma lui conosce i nostri tempi e conosce quando deve e quando non è ancora il caso di dovere. A parte che lui non deve niente a nessuno. Noi siamo debitori di Dio, ma lui è Dio, è il Signore. È il Signore, è il Signore e noi l'adoriamo in spirito e verità. Sia benedetto il suo nome. E allora questa parola voglio continuarla, per questo mi sono fermato, perché tutto il capitolo sarebbe stato particolarmente impegnativo, ma è bello ricordare ogni cosa. Gloria al Signore. Dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. In questi tempi pare che in Italia della corruzione ne abbiamo e ne sappiamo più degli altri momenti. C'è corruzione da tutte le parti. Dovunque ci giriamo. E pensate che sono convinto che quello che noi conosciamo oggi circa la corruzione è soltanto la punta di un iceberg. Questa espressione la conoscete tutti, no? L'iceberg è quella montagna di ghiaccio, quella che fece un danno così grosso al Titanic, vi ricorderete? Quella montagna di ghiaccio che vedete soltanto una piccola parte e tutta quella lì è sommersa, non la vedete. Ebbene, pensate che ancora la corruzione, e come la stiamo vedendo
non poi in tutto il mondo, ma nella nostra nazione, considerando anche le dimensioni della nazione. Mi sembra che abbia e stia assumendo delle dimensioni veramente insopportabili, dimensioni che stanno soltanto svalutando anche la nostra italianità nel resto del mondo. Vedete, Roma ladrona, Milano che non è meglio di Roma e tutte le altre. Una volta anche noi eravamo non in quella condizione, ma eravamo vicini a quella condizione. Ma oggi il Signore ci ha chiamato a essere figli di Dio. E lo siamo? Amen. Lo siamo? Amen. Lo siamo? Amen. E allora abbiamo avuto una vocazione, ma dobbiamo rimanere anche dopo la vocazione. Abbiamo avuto l'elezione, siamo stati eletti da creature a figli di Dio e dobbiamo rimanere in questa elezione. Perché se ci raffreddiamo, se ci allontaniamo, se torniamo al vecchio vomito, non ci sarà più una speranza di queste grandissime promesse. Il Signore dice, io ho fatto le promesse, ma tu le stai mantenendo le tue? Stai mantenendo le tue promesse davanti a Dio? Capisco che a volte ce ne dimentichiamo, ma ecco perché la parola ve lo ricorda e ce lo ricorda anche stasera, gloria al nome del Signore. E allora è importante, troppo importante, che questa parola sia considerata per quella che è, alleluia. E dice la parola che ancora, perché se queste cose si trovano in voi abbondantemente, sta parlando di cose meravigliose, sta parlando della conoscenza, dell'autocontrollo. Conoscete cos'è l'autocontrollo? Tutti? Rispondetemi, tutti? Autocontrollo. Significa non perdere la testa. Rimanere in certi momenti, in maniera pratica. Autocontrollo. Gloria al Signore. Parla della perseveranza. La perseveranza, la pietà, l'affetto fraterno. E poi conclude con l'amore, vero? Perché se queste cose si trovano in voi abbondantemente, non vi renderanno pigri né sterili nella conoscenza del Signor nostro Gesù Cristo, che chi invece ha queste cose, non ha queste cose, è cieco, miope, ha dimenticato di essere stato purificato. Ma qual è l'esortazione che ci viene in modo specifico? Il verso 10. Cosa ci dice il verso 10? Perciò, fratelli, sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Alleluia. Credo che questo è il centro del messaggio. Sforziamoci. Che significa sforzarsi? Penso che lo capiamo tutti. Mica abbiamo bisogno dei vari vocabolari per andare a cercare il significato. Sforzatevi, che significa? Fate di tutto, datevi da fare, non trascurate quello che il Signore vi dice. È vero o no? Sforzatevi. E quanto mi piace quel verso che lo trovo soltanto nella versione della vecchia Diotati, che parla dello Spirito Santo. Lo sforzatore è dentro di voi. Non lo trovate da nessuna parte questo termine. Lo troviamo soltanto nella vecchia edizione di Diotati, troviamo questo termine in maniera meravigliosa, lo sforzatore. Cioè, in questo caso, lo Spirito Santo che spinge e dice, forza, non t'avvilire, Remo, non perdere la tua fede, il tuo credo, lo dice a Remo. E poi lo dice anche a Carmine. E voi sapete che io ho avuto il privilegio di avere due nomi, Remo Carmine. E mi serve soltanto perché negli ultimi anni ho scoperto che era importante. Quante volte ve l'ho detto, vero? Perché quando sta Remo, lo dice a Carmine, quando è Carmine lo dice a Remo. E allora è più consistente la cosa. Amen. Gloria a Dio. Lo sforzatore, lo Spirito di Dio. Signore, aiutaci. Signore, continua a darci coraggio, a portarci avanti. Capisco i momenti difficili. Chi non ne ha? Chi non ha i momenti che sembra che uno
si è avvilito, ma molte volte si confonde anche questo sentimento. E la sofferenza che viene perché momenti di disagio, momenti di afflizione, momenti di malattia, momenti di difficoltà economiche, momenti di sentimenti feriti, momenti di delusione. Ne abbiamo tutti quanti, vero o no? Ma secondo voi il mondo non ne ha più di noi? E sapete perché il mondo non ne ha più di noi? Perché il mondo non ha chiesto, non ha voluto, non ha accettato. Pensa di fare da solo. E da soli non si può fare proprio niente. Senza l'aiuto di Dio non si può fare niente. Ma ricordatevi un'altra parola che il Signore ci ha dato, che noi come cristiani, non di nome ma di fatto, il nostro Gesù è tutto in tutti, il nostro Dio è tutto in tutti. Vogliamo dire a voce alta? Il nostro Dio è tutto in tutti, e ovviamente in tutti coloro che hanno accettato. E allora la nostra vocazione e la nostra elezione devono essere confermate, dobbiamo avere... E soprattutto davanti a tutti gli ostacoli, davanti a tutti i momenti più difficili, dobbiamo resistere e dire con l'aiuto di Dio, perché il Signore non ci ha mai lasciato. Come dice il Signore, io non vi lascerò e non vi abbandonerò giammai. Amen. E allora ecco vengono quei momenti. E ho imparato anch'io, a parte quella mini preghiera che dovrebbe accompagnare tutti quanti, e ho capito che dovevo accompagnarla sempre con un obiettivo preciso. Qual è la mia mini preghiera? Una mini preghiera. Grazie a Dio sono fratelli che sanno pregare meglio di me, hanno il dono di preghiera. E io ho una mini preghiera. Signore, aiutami. Ma bisogna sempre aggiungerci. Non perché Lui non sappia di che cosa abbiamo bisogno. L'obiettivo della nostra preghiera. Allora in questa, Signore, aiutami a vedere i miei fratelli benedetti più di oggi. Fammi vedere le mie sorelle che ti amano ancora di più, che ci amiamo gli uni e gli altri, che vogliamo mettere in pratica questa parola. Alleluia! Perché vogliamo rimanere non soltanto nell'elezione, ma nella vocazione, ma soprattutto nell'elezione. Perché la vocazione è quella che ci attira al Signore, l'elezione, e ci fa rimanere stabili nella presenza di Dio. Non partiamo dalle elezioni comunali, amministrative, governative, lasciamola queste agli altri, queste sono opere democratiche, noi abbiamo invece una realtà teocratica che appartiene a Dio. Diamo gloria a Dio con tutto il cuore. Alleluia. E sto per concludere questo mio piccolo pensiero, perché vi ripeto, potremmo dire tante altre cose. Allora, rimanete al verso 10. Fratelli, sforzatevi, vero? Così, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del Signore e Salvatore Gesù Cristo. E poi dice Pietro, perciò non tralascerò di ricordarvi del continuo queste cose. E questa sera, senza nessuna presunzione, ve lo dice anche il fratello Remo. Amen. Ve lo dico come piccolo servitore di Dio, piccolo. Non è vero, non pensate che è per modo di dire, no. È che il Signore conosce il cuore di ognuno di noi. Ma chi di noi è grande? Chi di noi è grande? Solo Dio è grande. A volte siamo soltanto grandi in Dio. Siamo l'ombra della sua gloria, sì o no? La gloria appartiene a Dio. Noi siamo l'ombra della sua gloria. Amen. Ecco perché anche nella nostra piccolezza riconosciamo che il nostro Dio è tanto, tanto grande. Quanto sia grande non lo sappiamo neanche, perché è così grande che non possiamo neanche misurarlo e niente. Gloria al Signore. Perciò non tralascerò di ricordarvi del continuo queste cose, benché le conosciate già, e siate saldi nella verità che ora avete. Ma ritengo giusto che finché sono in questa tenda di tenervi desti, ricordandovi queste cose, sapendo, e questo lo diceva Pietro, io non avrò tempo di forse di dirvelo quando sarà il momento, sapendo presto dovrò lasciare questa mia tenda, come me l'ha dichiarato il Signor nostro Gesù Cristo. Ma farò in modo che anche dopo la mia dipartita
voi possiate sempre ricordarvi di queste cose. Amen. E questo è il desiderio anche del mio cuore, che anche il giorno in cui non dovessi essere più con voi, che non ricordatevi tanto della figura del pastore Remo e fratello Remo, ricordatevi delle esortazioni del fratello Remo. Ricordate che il Signore non è mai cambiato. Egli è lo stesso. È lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lui non è cambiato mai e noi non cambieremo mai la sua parola, perché la parola di Dio è Cristo Gesù il Signore. Amen. Ricordiamoci gli uni e gli altri, aiutiamoci, sosteniamoci, incoraggiamoci, esortiamoci. Che non manchi in mezzo di noi l'esortazione, la consolazione che viene l'uno dall'altro, sapendo che anche nei momenti più tristi, nei momenti più difficili, possiamo dire: il Signore è con me. Il Salmo 23 è uno dei salmi che io preferisco, forse è il salmo che preferisco io. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli. A me piace la vecchia dizione, vero? Quei termini troppo moderni non è che mi piacciono molto. Egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli e mi guida lungo le acque chete. Qualcuno dice le acque riposanti. È più bello chete. Abbiamo all'antica, abbiamo un sentimento, abbiamo un significato molto più chiaro, vero? Egli starà con noi in ogni tempo. Perché anche se camminassimo nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu, Signore, sei con me. Poi lo continuate voi, il Salmo. Mancano poche parole, ma quanta importanza e quanta sostanza spirituale c'è anche in questo Salmo, Salmo 23, che è qualcosa che dovrebbe accompagnarci tutti i giorni. Sapete che, e vi lascio con quest'ultima considerazione, è venuto un tempo del mio ministero che ebbi fra le mani un libro di un cristiano, di un fratello, un servitore, che faceva lo psicologo o lo psichiatra, non lo so, forse più psicologo che psichiatra, perché ho dei miei pensieri circa una professione che l'altra. E quando parliamo della psicologia secondo la parola di Dio, possiamo anche accettarla perché c'è il cristianesimo. E questo fratello mi scriveva in questo libro che quando venivano, diciamo, i suoi pazienti, che bel termine, pazienti, sono pazienti per forza, se non c'è la pazienza come si fa a stare in ospedale, come si fa? Devi sopportarlo, non c'è niente da fare. E dava come ricetta, e l'ho forse fatta a qualcuno che sta in mezzo di voi, l'ho fatto. Dava la ricetta 4 volte, 5 volte, 10 volte il Salmo 23. Lo scriveva su un pezzo di carta. Devo confessarvi nella mia, posso dire anche semplicità, l'ho provato a fare anche io con qualcuno, ma forse più di qualcuno. Però vi dico che ha funzionato. La ricetta ha funzionato, ve lo devo dire. Perché? Certamente non bisogna leggere a pappardella, ma poter pronunciare quelle parole: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Giuseppe, che mi stai inquadrando, ti sto rendendo pubblico, gloria al Signore. È un salmo glorioso e meraviglioso. Allora l'Eterno è il nostro pastore. Il nostro buon pastore è Gesù, ma l'Eterno è Dio, Gesù è Dio. Amen. E vogliamo dare gloria a Dio? Vogliamo alzarci all'infiedi? Gloria al nome del Signore. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo? E voglio rivolgere una breve preghiera per coloro che sono a distanza soprattutto. Amen. Amen. Vogliamo chinare il capo. Padre, veniamo a te. Nel nome per i meriti di Gesù Cristo, e ti ringraziamo per la tua parola, per i tuoi incoraggiamenti. Tu conosci le nostre sofferenze,
quelle che diciamo e quelle che non diciamo, che sono nell'intimo del nostro cuore, ma tu leggi e leggi ogni cosa nei nostri cuori. Aiutaci a fare meglio la tua volontà. Aiutaci a sostenerci e a essere da te sostenuti per continuare il percorso della nostra vocazione, della nostra elezione in maniera stabile davanti a te, fino alla fine. Grazie Padre, benedici quanti in questo momento hanno ascoltato, ricevuto la tua parola e in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Tu sei davvero grande, oh Signore, oh Eterno. Tu sei davvero grande, oh Signore, oh Eterno. Nessuno è pari a te, e non c'è altro Dio fuori di te. Signore, o Eterno, noi diamo a te la gloria, o Signore, o Eterno, nessuno è pari a te, e non c'è altro Dio fuori di te, sei l'Alfa e l'Omega, re dei re. Tu sei la Signore, o Eterno, tu sei davvero grande, o Signore, o Eterno, nessuno è pari a te, e non c'è altro Dio fuori di te, sei l'Alfa e l'Omega, re dei re. Nessuno
Forse era la verità. Ma nei suoi occhi c'era potenza di vedere l'uomo fino al cuore. Conosceva suo padre e diceva le sue parole, perché veniva nel nome suo. C'è potenza nel nome di Gesù. Dipender solo da te.